Sono Francesco Fedele, professore di cardiologia, responsabile della unità di riabilitazione cardiorespiratoria qui a Montecompatri. La riabilitazione cardiorespiratoria è estremamente importante dopo interventi chirurgici, di cardiochirurgia, di chirurgia toracica, i nostri pazienti hanno bisogno di riprendere una normale attività sotto controllo, quindi sono monitorizzati i primi giorni, i parametri vitali, l'elettrocardiogramma, la funzione respiratoria tramite ossimetria e con un programma di esercizio progressivo riprendono la loro normale attività. È sempre importante la riabilitazione anche per i pazienti scompensati con insufficienza cardiorespiratoria. Guardate che è la pandemia dei nostri giorni, lo scompenso cardiaco. Quasi tutte le patologie cardiovascolari portano purtroppo allo scompenso cardiaco. Questi pazienti hanno bisogno di una riabilitazione fisica, ma hanno bisogno anche nel loro percorso riabilitativo di implementare quella che è la terapia. Terapia che adesso ha a disposizione dei farmaci innovativi molto importanti e quindi nel percorso di riabilitazione cardiorespiratoria accanto alla riabilitazione fisica c'è tutto un percorso di inserimento di farmaci per l'ottimizzazione della terapia e per la possibilità di evitare così nuovi ricoveri.